siamo proprio diretti. Sì, ma più le fate, più loro sono costretti a venirvi dietro. Sì. Ne sono accorto. No, ma guarda, per ora sono impazziti. Quando gli abbiamo fatto il cartello in aula e poi le mani, no? Perché sì, le mani non ci possono, infatti commessi... Ah, così no, le mani non ve le possiamo tagliare. Cioè, noi con le mani 138 sono impazziti. Cioè, sono impazziti, appena sospeso l'aula, sono partiti fisicamente. Fisicamente, a tirare la... ce ne hanno dovuto dividere, noi subito, no, noi facciamo sempre così quando sono queste scene, alziamo le mani perché non ci interessa la violenza, non ci interessa niente. Beh, e ci sono i video in cui... Coglioni! Stanno impazzendo, non sono abituati, non sono... No, no, ma su quello psicologicamente stiamo facendo un lavoro importante. L'inoculazione dell'anticorpo. Sì. E l'anticorpo poi sta facendo il suo lavoro. L'importante è come la gente No, no, inizia, guarda, sei sempre ci odiano, quindi già se mi odi, se sei arrivato all'odio, vuol dire che sto funzionando. Il problema è mantenersi centrati, saldi, che a volte magari... No, abbiamo le due, la cosa buona è che abbiamo le due legislature, che abbiamo questo stipendio ridotto, che pigliamo i mezzi, se qualcuno fa il furbetto ci guardiamo male tra di noi, cioè il Movimento 5 Stelle è stato costruito veramente bene, cioè quei 7 articoli del nostro statuto sono una... sono sette, chissà quanti anni ci hanno messo per tirare fuori le parole giuste, le virgole giuste, i punti giusti, perché io più vado avanti più mi rendo conto che quel nostro statuto è la salvezza del Movimento 5 Stelle. Non è impegnativo, alle poche uno vale uno significa tutto, ha tantissimo dentro, quindi non ci si può fermare sulla parola. E sono convinto che, ma non lo dico per dirlo, lo dico sinceramente, sono veramente convinto. Bella realtà. Poi il gruppo va sempre meglio. Ieri c'è stata una riunione per eleggere il vice capogruppo, sono usciti dei nomi di persone che non si vedono mai ma che lavorano tanto, e torniamo al discorso della meritocrazia di prima. E quelle sono cose, cioè sono cose bellissime, è uscito un Veneto, Federico Dinca, non so se lo conoscete, forse non lo conoscete perché non si vede tanto, ma lui ha preparato una proposta di legge sugli appalti, sul project financing e in commissione bilancio. Si parla proprio del project financing che sta distruggendo la sanità. E noi abbiamo proprio la posta di fondo sul project financing, proprio nel settore sanità, tra le altre cose. E l'ha fatta Federico. Quindi vedi tutte queste persone che comunque lavorano tanto ma non si vedono. Erano i primi 5. Sì, bello questo. Bellissimo. Quindi anche il gruppo, poi sorrisi, andare a mangiare fuori. Sì, guarda, perché non è 106 persone che hanno quella responsabilità e la pressione. Quindi c'è tutti dietro, che stai facendo e che non fai, ma lo stipendio e i soldi e poi ognuno con le proprie idee, questa cosa dell'alleanza del PD, più i partiti che fanno gioco contro di noi. Invece no, stiamo andando al Senato un pochettino più lentamente, però noi stiamo andando. Sì, al Senato, Nicola, stamattina abbiamo fatto il TG5 SL assieme. E loro hanno un po' più di problemi, però credo che anche loro riusciranno a risolvere. È l'età pure, hanno vissuto troppo quella politica. Noi un po' di meno, e fa. Io mio padre lo insulta, arriva, c'è la Jeep, arriva in piazza, su marciapiede, mio papà. È possibile? C'è il parcheggio là davanti. Mio padre, poi ha votato Movimento 5 Stelle, una persona per bene. Che ti hanno detto in casa quando sono state dette? Sono contenti? Prima non erano contenti. Prima all'inizio, perché comunque lavoravo nella mia azienda, stavo tralasciando un pochettino le cose, quindi sì, ma sempre con queste cose, i banchetti, la mia ragazza. Quelli non portano soldi. è la mentalità quella. Ora però se capogruppo a camera, cazzo. Però, aspetta un attimo. È bello. Questa è la prima uscita che fai come capogruppo. Sei già capogruppo o no? Fuori sì, in piazza, cioè sì, con una gora pubblica sì, da lunedì sono capogruppo. Da lunedì? Sì. Quindi sì. La prima bocca al lupo.
Ti ha scaduto anche al Senato, no? Ero sospeso. Oh, scusa. No, scusate. Cercavo di dare una mano a quei ragazzi, volevo la cattivo. Al Senato è il 30. Piano piano stiamo cercando di unirlo, perché loro sono partiti un mese, e ora siamo usciti a 15 giorni e poi la prossima cercheremo di farla nella stessa. Sai cos'è? Che io ora sto parlando con Nicola, quindi mi sto organizzando per coniugare i lavori tra Camera e Senato, poi arriverà o Paola o Barbara e quindi dovrò di nuovo riniziare. Invece dobbiamo avere per forza lo stesso giorno, anche su Camera e Senato dobbiamo iniziare anche a lavorare sì, con ecco, bravi. Perché sono due camere completamente diverse, palazzi diversi, iniziative legislative diverse, però poi alla fine noi siamo un unico gruppo, non possiamo presentare due proposte di legge sul reddito di cittadinanza diverse, quindi stiamo iniziando anche a coniugare. Occhio così, che come la vedi la situazione della maggioranza? Tengono, si non si può sapere. Non lo puoi sapere perché sono andato su tuo. No, non ti giuro, non lo non so. Non voglio neanche pensarci, perché tanto perdo tempo, perché sono cioè le reali motivazioni, non le sai. Cioè a volte accadono delle cose che tu come quando le grosse una Barclays Bank, no? Viene in Italia, prese filiali e va sotto. Perché va sotto? No, a posto, contenti, bene, questo è andato bene. Ma non va bene, andate sotto tutte le filiali. Perché da qualche parte guadagnavano e li dovevano perdere. Cioè ci sono politiche che tu non puoi sapere perché dovresti conoscere. Dovresti essere dentro. Dovresti essere dentro. Quindi ti dico, è inutile che ci facciamo la testa. Quando accadrà, accadrà. Ma non c'è un reale. Comunque non è interesse di nessuno. Tra l'altro una cosa non è interesse di nessuno, se non potrebbe essere nostro. Perché ti dico che io in questo momento mi sento molto forte, perché io vado in campagna elettorale, porto delle cose, gli porto le carte, gli faccio vedere le cose, cosa che prima nella vecchia campagna elettorale potevo solo promettere. Adesso cioè, guarda, noi saliamo là, noi arriviamo lì, abbiamo questo programma, lo portiamo avanti e io ti faccio vedere, questa è la proposta depositata a tale data, l'emendamento che riguarda quella proposta che abbiamo fatto su questo decreto, cioè non c'è più, lo stipendio non abbiamo restituito, lavoriamo sempre tutte le sere. Poi sono il governo tutte e due. Governo tutte e due. Ma da sempre. Esatto. Ma da sempre. Ma ora poi in maniera palese. Come mai Beppe vuole tenersi il porcello? Che sarebbe un danno. Non è vero. Lui diceva meglio di continuare con Letta e anche andare a votare con il sindaco. Sì, il senso principale era: voi volete fare furbi? Voi ora volete cambiare in un mese la legge elettorale perché vi siete resi conto che il Movimento 5 Stelle con questa legge elettorale potrebbe vincere? Allora, guanto di sfida, andiamo ora subito alle elezioni. Perché noi abbiamo votato la mozione Giachetti, questo ve lo posso dire, la sapete? E basta dire questa, cioè noi abbiamo votato una mozione che prevedeva, se non si riusciva a fare una nuova legge elettorale, che si andasse a nuove elezioni con il Mattarellum e non con che a noi non piace nemmeno, però è un problema anche di comunicazione. È stato detto che bisogna cominciare 10 minuti fa, questo è sono delle cose che ancora non sono chiare. Mi sto rendendo conto che ancora non sono chiare. Bisogna lavorare su una comunicazione precisa, più mirata, univoca, non ironica. Anche su 138, no? Cioè, loro stanno violando la Costituzione perché non utilizzano questo articolo, ma se poi il presidente Letta se ne va a Caorle o gli esponenti della maggioranza se ne vanno nei vari congressi ripresi da DG1, DG2 e mentre parlano dicono c'è qualche forza che non vuole le riforme costituzionali. Quindi fa passare il messaggio che la nostra protesta è perché non vogliamo le riforme. Ce l'abbiamo nel programma, abbiamo 5 riforme costituzionali nel programma, di cosa stiamo parlando? Ma questa è la pura violazione della Costituzione. Esatto, però questo messaggio non è ancora... E hanno fatto i 40 saggi, cioè una cosa... No. 40, 42, perché 40. Sono 40 più 2 presidenti di commissione. Quindi pure le... L'allucinazione dell'allucinazione. No, una follia. Sono i vari comitati, no? Contro l'articolo 138 c'è Pistoia, il comitato Salviamo la Costituzione che fa parte della rete. Noi come 5 Stelle ci sono io dentro e ne facciamo parte. Certo. Ma ancora noi abbiamo battuto sul 130, a parte sono venuti a darci delle, come dicevo prima, è venuto un cittadino che fa il giudice, che è dalla nostra parte. Ah, quello che dicevi prima. Sì. E mi ha tirato fuori, non vi dico niente, perché se poi non è fattibile è ottimo, non la tiriamo. Come cosa. Però è ottima, ma una cosa non ci avevamo pensato.
pensato. Non ci avevamo pensato. Infatti, cioè, la cosa bella del movimento è che sono a favore del Movimento 5 Stelle, bellissimo. Sì, vabbè, tutti i carabinieri, tutti i poliziotti, tutti. Una buonissima fetta di carabinieri e poliziotti sono dalla nostra parte e ci dicono: noi dobbiamo fare la scorta a quelli che dobbiamo arrestare. Tu dimmi come faccio ad andare a lavorare. Cioè, io devo fare la scorta a quello che dovrei arrestare.